Salve e ben ritrovati sul Brothers Lab, sul nostro canale. Oggi daremo un'occhiata e faremo vedere come realizzare in casa un oggetto un po' mitizzato, un po' mitologico nel mondo del software, quello che comunemente viene chiamato MOSFET. Ce ne sono nel mercato del software, ce ne sono tantissimi modelli, alcuni molto semplici che costano anche il giusto, altri molto costosi che sì, hanno delle caratteristiche. Se volete effettivamente queste caratteristiche, chi li ha progettati, chi li ha realizzati, ci ha investito del tempo ed è giusto che sia retribuito. Contemporaneamente, in realtà, l'utilità vera del MOSFET è essenzialmente una, ovvero quella di ridurre l'usura dei contatti del grilletto della vostra AST. Allora, essenzialmente noi sappiamo che, diciamo, le parti elettriche della nostra SG sono il grilletto, non so, possiamo fare sintetizzarlo in questo modo, che essenzialmente è un interruttore. Poi c'è il motore, per esempio supponiamo che sia un terza generazione, una seconda generazione, quindi ha un più e un meno, e poi abbiamo la nostra batteria. In pratica normalmente succede questo, che uno di questi contatti è connesso al motore direttamente, un altro di questi contatti del grilletto è connesso alla batteria al più, okay, e questo è connesso al meno del motore. Quando voi tirate il grilletto, chiudete questo contatto e quindi il motore è connesso al positivo della batteria attraverso l'interruttore e al negativo sempre, poi dopo possiamo invertire positivo e negativo rispettando le polarità ovviamente del motore e della batteria, ma il concetto rimane lo stesso. Qual è il problema? Che normalmente se la tensione della batteria è 7.2 volts, delle lipo a due elementi, o le 8.4 volts delle nickel metra idrato ad 8 elementi, non è un grosso problema. Ma se la tensione della batteria sale, per esempio una 11.1 volts, che sono 3 celle lipo in serie, quando si chiude questo contatto si forma un arco voltaico tra i due contatti del grilletto, e questo arco voltaico in pratica pian pianino consuma il rame dei due contatti, quindi man mano che i due contatti si avvicinano l'uno con l'altro si forma un arco voltaico tra l'uno e l'altro. L'arco voltaico deriva dalla alta grossa differenza di tensione tra lo zero oppure il negativo e il positivo, che è appunto lo possiamo considerare 11.1 volts. E questo ovviamente più è alto l'amperaggio, non solo l'arco voltaico si forma, ma pian pianino si mangia proprio i contatti, un po' come succede con il fulmine quando colpisce un albero o un conduttore o quello che sia. Lì la temperatura sale molto, si forma proprio una scoria di carbone e pian pianino si bucano i contatti oppure si fondono, si rovinano. Qual è il concetto quindi? Noi vogliamo un'alta tensione e tanta corrente che gira qui nel nostro alberello, nel nostro motore, perché questo mette in rotazione il pignone del motore e quindi fa girare tutto quanto il gearbox, ci permette di comprimere molle più o meno diciamo dure, eccetera eccetera eccetera. Però questo, diciamo, va a scapito dei contatti del grilletto. Quindi vogliamo un'alta tensione ai capi del motore, ma una bassa tensione ai capi del grilletto. Quindi il grilletto a questo punto non è più una parte del circuito elettrico, ma diventa un comando per il circuito elettrico. Questo è proprio il
funzionamento tipico di un transistor a effetto di campo che viene chiamato FET. E se questo transistor a effetto di campo è realizzato con una tecnologia metallo ossido semiconduttore, diventa appunto MOSFET. Viene normalmente simboleggiato così e sta a significare appunto che ci sono due armature, nel frattempo passa il gatto ma ancora riusciamo a leggere, sono due armature metalliche, qua a mezzo c'è un semiconduttore che quando viene comandato in tensione, quindi una tensione positiva in più, per esempio, adesso non mi ricordo qual è la simbologia per quello pilotato in tensione positiva o in deflessione, però non a parte questo. Qui in mezzo si creano delle degli eccessi di elettroni e quindi la tensione, la corrente passa tra un'armatura e l'altra, cosa che normalmente prima non avrebbe potuto fare perché era, essendo neutro, era un contatto isolato. Una spiegazione molto molto banale di come funziona appunto un semiconduttore di tipo FET, MOSFET. Però alla fine a noi ci interessa relativamente. Quello che ci interessa è realizzare questo oggetto. E cosa ci servirà per realizzare una cosa del genere? Ci serviranno delle resistenze intorno ai 2,2 kΩ, se le prendete da 2,2 kΩ è meglio. Poi ci serve un diodo questo è un 5KP18A. Ci serviranno altre resistenze, un'altra resistenza da 100 ohm e poi ci serve il MOSFET vero e proprio. Eccolo qua, un MOSFET che nel caso specifico è un IRLB3034, quindi resistenza a 2,2 kΩ, una resistenza da 100 ohm, un diodo 5K P18A, ma insomma un diodo di buone dimensioni va bene, e un MOSFET consigliato, l'IRLB3034. Okay. Il design originale non è mio, il link lo trovate qui sotto. La spesa per comprare questi componenti, circa un paio d'euro, e con una decina di euro probabilmente ne prendete a sufficienza per fare una decina di kit. Cosa vi servirà oltre? Vi servirà ovviamente la vostra replica, vi serviranno due fili elettrici rosso e nero di una sezione abbastanza importante, che saranno quelli che collegheranno la batteria al motore, e poi invece i contatti del grilletto possono essere realizzati anche con fili di sezione un pochino più bassa. Per una questione relativa alla fisica del semiconduttore, vi serviranno anche dei contatti, dei morsetti di questo tipo, perché il MOSFET è un oggetto particolarmente sensibile alla temperatura, e questa aletta qui è collegata proprio alla giunzione semiconduttore, che è quella che risente molto della temperatura, quindi qui non si può saldare. Allora, tutti quanti i collegamenti elettrici che faremo sulla testa di questo transistor li faremo meccanici, quindi utilizzeremo magari salderemo qui i fili e poi collegheremo quello che va collegato alla testa del nostro semiconduttore con questo oggetto qui. Questo magari è un po' grande, ne prenderemo uno un pochino più piccolo, ma insomma avete capito qual è l'esigenza. Vi anticipo che ci servirà anche un po' di vasellina, perché la vasellina è un ottimo isolante elettrico, ma paradossalmente una volta che gli oggetti metallici sono a contatto, la vasellina impedisce che passi l'umidità tra i contatti
e quindi impedisce che si ossidino e si creino dei falsi contatti. Quindi vasellina, ottimo, è quello che mettono su i morsetti della batteria della vostra automobile. Abbiamo capito quali sono i principi di base. Adesso diamo un'occhiata a come andranno collegati insieme questi oggetti. Allora, l'oggetto centrale è ovviamente il nostro transistor, il nostro MOSFET. Anche lo rappresentiamo più o meno così. IRLB3034. Okay. Il transistor ha, come abbiamo visto, tre zampe, ma questa la togliamo. La stacchiamo. Questo contatto corrisponde a questo contatto, ma essendo più piccolo la corrente che ci circola è molto più bassa, e a noi invece ci serve di massimizzare la circolazione della corrente. Quindi vogliamo utilizzare questo contatto perché è, diciamo, porta sicuramente più corrente. Tra queste due zampette collegheremo la resistenza da 2.2 kΩ. Questa zampetta la porteremo con un filo di ampie dimensioni, almeno della batteria. Okay. Poi, al più del motore, porteremo il più della batteria. Tra questa zampa e la testa, diciamo, del MOSFET, collegheremo il nostro diodo. Questa, la testa, diciamo così, verrà connessa almeno del motore, quindi qui ci sarà il nostro capo contatto, quindi anche questo lo faremo entrare qui dentro. Poi l'ultimo componente, diciamo così, elettronico, ma anche se la resistenza è più un componente elettrico che non elettronico, la nostra resistenza da 100 ohm verrà connessa a quest'altra zampetta e andrà al trigger meno, quindi al contatto, a uno dei contatti del grilletto. Il grilletto non ha un più o meno, è un contatto elettrico, quindi uno o l'altro non cambia molto. Però l'altro, sicuramente il trigger più, che chiamiamo così, insomma, è l'altro contatto, anche questo andrà al più della batteria. Però, mentre questo deve essere bello cicciotto, insomma, questo diametro più alto, questo qui diametro più alto, questo qui diametro più alto, diciamo più grande, perché dovranno portare molta corrente. Questo invece, il diametro può essere più basso, perché comunque porteranno meno corrente. Perché? Perché quando noi chiudiamo questo contatto, quindi stiamo dicendo al nostro transistor che vai, ok, puoi andare in conduzione, e lui non farà altro che mettere in conduzione questa zampa con questo contatto, e quindi il motore, che era già connesso al positivo, riceve anche la corrente attraverso il negativo e andrà in rotazione. In pratica la grande tensione, la grande corrente scorrerà all'interno di questo circuito e non scorrerà all'interno di questo circuito. In questo modo i contatti del grilletto vengono preservati. Questa è la parte teorica e il piano di svolgimento
del progetto, andiamo a vedere la parte pratica. Iniziamo adesso a montare il MOSFET vero e proprio, andando a prendere i nostri componenti principali. Abbiamo visto che la prima cosa che ci serve è il MOSFET, e abbiamo detto che in realtà il pin centrale, il nostro drain, non ci serve, quindi lo andiamo a togliere. Per toglierlo prendiamo un paio di pinzette e voilà, e lo abbiamo tolto. Qui metteremo la resistenza da 2.2 kΩ, quindi andiamo a prendere le nostre resistenze. Rosso oro significa 2.2 kΩ con il 5% di resistenza, e questa invece è marrone, nero, marrone, oro, se non sbaglio, che significa che questa è da 100 ohm con sempre il 5% di tolleranza. Questa resistenza la metteremo così. Per diciamo facilitare il compito, io vi consiglio di utilizzare un po' di cianacrilato e di incollare la resistenza sul transistor. Una volta incollato, giriamo queste i capi della nostra resistenza intorno ai contatti del gate e del source del nostro transistor. Possiamo saldarlo facendo attenzione ad utilizzare il meno possibile il saldatore sul nostro transistor, che sappiamo che è un componente particolarmente sensibile al calore. Utilizzate un pochino di flussante per aiutare la presa dello stagno sulle zampette. A questo punto ci serve il diodo, un bel diodone grande, non è una bestemmia, è proprio, si chiama diodo, e quindi se noi è un diodo grande, è un diodone, e lo metteremo così saldato da questo lato qui. Dall'altra parte abbiamo visto che deve essere bloccato meccanicamente sull'aletta superiore, sul drain del nostro transistor. Per aiutarci lo sagomeremo un po' a S con l'aiuto delle nostre pinzette, quindi lo faremo un po' così. Da poterlo mettere in questo modo, e come prima un pochino di flussante . Allora contrariamente alle resistenze che non hanno un verso, il diodo ha un verso, e questa aletta bianca è il verso del nostro diodo, quindi lo dobbiamo mettere con l'aletta bianca verso su. A questo punto l'altro oggetto che ci manca da saldare è la nostra resistenza, da 100 ohm, che deve essere connessa invece a questa zampetta del transistor e lasciata volante sopra, quindi la legheremo con il suo estremo a questa zampa del transistor e poi la saldiamo. Questa è la forma che dovrà avere il nostro MOSFET, quindi il diodo alla destra del transistor, 2.2 kΩ a ponte, e questa che viene fuori che andrà verso il drain. Per ora la parte elettronica e di montaggio del nostro MOSFET è finita. Connetteremo i fili, cercheremo di evitare il cortocircuiti dove non serve, cioè dove non devono essere collegati con del termorestringente, e facciamo il serraggio meccanico qui sulla testa del nostro transistor insieme al diodo.
e quando fisseremo il nostro MOSFET lo fisseremo così con un bulloncino. Allora, abbiamo per adesso cablato il polo positivo, la batteria è connessa attraverso questo filo al trigger plus, batteria trigger plus, e poi la stessa batteria è connessa attraverso questo, lo stesso filo, al motor plus, quindi da qui gira dietro motor plus. Allora abbiamo connesso il motore al serraggio meccanico che andrà dal motore alla testa del MOSFET. Questo è il cavetto che arriva dal trigger minus, attraverso i 100 ohm va al MOSFET, attraverso i 100 ohm va al MOSFET, quindi saldiamo questo e poi ci mettiamo la termorestringente perché non vogliamo che tocchi. Il nostro MOSFET è montato, abbiamo testato, funziona sia al singolo che a raffica, e adesso dobbiamo semplicemente trovare, quindi andare a comprare del termorestringente sufficientemente grande da contenere questo bel diodo cicciotto e il bulloncino e tutto il resto. Insomma, il bulloncino potremmo anche tagliare, però insomma, ecco qua. Una batteria, non è neanche totalmente carica, e adesso proviamo. Come sentite, insomma, va abbastanza bene. Bene, con il test direi che è concluso il video su come realizzare un trigger MOSFET in casa con pochissima spesa. Spero che il video vi sia piaciuto, un thumbs up è ovviamente sempre gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete. Buona serata!